Speed è offerto da Almar, Apiu Studio, Archigest Consorzio Logica, Bike Service, Cibe, la tua nuova casa, Clinica Nuova Ricerca, Consulta, Emporio Gastronomico e Coconuts, Gruppo Marcar, Isol Casa, Lasersoft, Lo Zodiaco Frontemare, Misano World Circuit, Osteria La Capannina e La Tramonteria, Qui Si Sana, Ristorante La Cappa, Rose and Crown, Rosso Pomodoro, SGR Luce e Gas. Amici di Speed, buonasera e bentornati in questo martedì 19 novembre alla quintultima puntata stagionale per la nostra rubrica, ovviamente ringraziando e ricordando che siamo in onda sul canale 18 di Icaro TV, trasmissione storica nel cuore della Romagna, con una bella diffusione regionale, con tanti programmi interessanti, che ci ospita ormai da un anno e mezzo e che ci auguriamo ovviamente che ci possa permettere di continuare questa collaborazione insieme all'emittente, ma soprattutto insieme ai tanti appassionati di motori che vivono all'interno della Romagna. Weekend che si chiude nel segno di Martin, quindi il pilota spagnolo vince con tutto quello che è stato il suo impegno, il cuore, la determinazione, l'emozione, l'ultima gara stagionale che gli permette di chiudere con un più 10 sull'italiano Francesco Bagnaia, Pecco Bagnaia, che non riesce a fare la trissa consecutivo dopo le due vittorie nelle due ultime stagioni, ma che comunque ha dimostrato grandissima sportività, cosa non sempre comune, stessa sportività che io credo debba essere sottolineata per quanto è stato il comportamento super corretto di Ducati Factory, che ha messo tutti e due i piloti, pur se uno come caso ufficiale e l'altro come Pramac, in condizioni di giocarsela ad armi pari. Questo secondo me è stato e va detto e va sottolineato come trionfo della sportività, che ogni tanto per fortuna torna fuori. E abbiamo una settimana per preparare però quello che sarà la ripresa della Formula 1, ultime tre gare che devono andare a determinare chi sarà il vincitore della stagione 24, ma anche quale sarà il team che vincerà il campionato costruttori. E poi, anche se ne abbiamo parlato poco, questo è un po' il rimpianto che ho, quest'anno abbiamo un po' trascurato proprio quello che è la disciplina da me più frequentata, che è stato il mondo del rally, si chiude il mondiale in Giappone con la Hyundai di Neuville a pochissimi punti dalla possibilità di vincere il titolo. E di questo e di tanto parleremo anche la prossima settimana, ma oggi abbiamo tutta una serie di ospiti molto importanti. Io comincerei partendo dal nostro professore, da colui che ci ha seguito tutto l'anno e che oggi va a chiudere una stagione per quanto concerne i successi e i risultati, ma poi nelle prossime settimane andremo a commentare il futuro, i test e tutto quello che sarà. Andiamo a vedere se è pronto Matteo Nunes di motorsport.com. Eccolo qua. Ciao Matteo, buonasera, ben arrivato, bentornato. Ciao Stefano.
È stato un weekend impegnativo, ma diciamo credo anche con tanti spunti interessanti che non chiudono l'anno di lavoro per quanto ti riguarda, ma aprono una nuova pagina. Praticamente dopo 24 ore di solo riposo già si va a lavorare per quello che è il moto mondiale 2025. Quindi tanta adrenalina. La prima battuta, poi andiamo a presentare anche gli altri ospiti. La prima battuta è: ha vinto chi se l'è meritato? Beh, alla fine sì, in un campionato di solito premia la costanza e Martin ne ha avuta di più di Bagnaia. Lui ha fatto alle 18 vittorie di Bagnaia, lui ha risposto con 16 secondi posti. Bagnaia non ne ha saputo arrivare così tante volte secondo quando non ha vinto. Quindi La questo chiave è tutta lì. purtroppo dà il segnale chiaro e inequivocabile come punti di quello che è stato il mondiale, e alla fine bisogna togliersi il cappello, fare chapeau nei confronti di chi lo ha vinto. Proviamo a sentire se anche gli altri nostri ospiti importanti di oggi sono già pronti. A casa Moto 2000, Claudio Villa è in postazione? Sì, certo. Eccoci Pronto. qua. Ciao Claudio, buonasera. A te la stessa domanda di partenza che ho fatto a Matteo. Ha vinto il migliore? Sì, ha vinto chi se l'è meritato di più, chi ha sbagliato di meno, perché ha sbagliato di meno, ha fatto tesoro degli errori della passata stagione, quindi il titolo strameritato. Eccoci, direi che la tua obiettività, tanto per cambiare, non fa una piega. Abbiamo sottolineato in chiave di presentazione un aspetto morale, etico, che secondo me comunque nella vita e nello sport è fondamentale che resti. Questa competitività permessa a tutti e due i contendenti con una grandissima onestà intellettuale da parte di Ducati Factory, che non ha favorito nessuno dei due. Sei d'accordo, Claudio? D'accordissimo, sì, quest'anno mi aspettavo una sportività così da parte di Ducati e la risposta c'è stata, hanno combattuto ad armi pari, non c'è stato nessun gioco di squadra con i vari piloti, no, è stata una gara bella, pulita, come ha ammesso Bagnaia è stata la più facile perché nessuno aveva intenzione di interferire, quindi è andata nel migliore dei modi e purtroppo nonostante le due vittorie di sabato e di ieri di Pecco, il titolo è andato a A Jorge. Martin, come era probabilmente giusto che fosse, proviamo a vedere se anche il terzo, ma prestigiosissimo collegamento che oggi riusciamo a avere, è pronto. Parliamo con Alex De Angelis. Ci sei, Alex? Eccolo qua. Intanto, Ciao, ciao a tutti. complimenti. Complimenti, perché qui lo possiamo dire, credo che la notizia ormai sia ufficiale, dopo tanti anni corollati da sempre grandissima stima acquisita per meriti, Alex dalla prossima stagione sarà il team manager di Pramaca per quanto riguarda Moto2. Dico bene? Sì, Stefano, dici benissimo. È una Si cambia un grande po' notizia questa, facciata, no? credo che sia anche un grosso successo personale tuo e un trampolino di lancio che sicuramente ti vedrà con l'entusiasmo di quando eri tu protagonista da grande campione in moto. Questo è un ruolo fondamentale che secondo me a 40 anni conferma la grande stima che il Circus ha in te. Sì, parole sante, Cap Stefano, perché devo ammettere che anche questa volta non è un traguardo, ma è semplicemente un punto di partenza. Da qui potrebbe cambiare la mia carriera, è un'opportunità importantissima per me. Tra l'altro, un lavoro che speravo, ma che non cercavo. Semplicemente Borsoi si è reso conto che da solo non poteva fare due team da zero, perché appunto deve cambiare il team ufficiale Ducati da Ducati a Pramac, scusa, da Ducati a Yamaha. Yamaha. Doveva costruire un team nuovo da zero in Moto2 e non gli bastava proprio il tempo materiale. E quindi mi ha chiamato lui per chiedergli una mano e è stato veramente un piacere accettare questa nuova sfida. Questa è una cosa che, al di là dell'aspetto professionale, tu godi del prestigio di chi è con la statura di un campione del mondo, anche se non hai avuto la fortuna di vincerla, perché sei sempre stato serio, coerente, professionale e al di sopra delle parti. Quindi la tua obiettività è importante, la tua esperienza secondo me è tanta, ma al di là di quello che è l'aspetto prettamente professionale e formale, credimi, tu qui trovi tre amici tuoi, io, Claudio e Matteo, che siamo felicissimi per questo, perché sappiamo il valore dell'uomo e l'amicizia che ci lega a te è tale e tanta, per cui siamo contenti, felici
di vederti in un punto, su un trampolino di lancio, perché no? Magari domani diventi il, che ne so, il Carlo Pennant degli anni 2030, faccio per dire, comunque personaggi di grande spessore. Vorrei sentire anche il parere di Matteo Nunes verso questa situazione che coinvolge il nostro Alex. Matteo, un grande punto di partenza per Alex. Assolutamente sì, anche perché poi avrà materiale di prima scelta che però dovrà essere bravo a far funzionare, perché Tony Arbolino e Izan Guevara sono due piloti di indiscusso talento che però hanno vissuto un'annata un po' così così, quindi ad Alex toccherà il compito di provare a riportarli in alto l'anno prossimo, anche perché poi c'è il legame anche con Yamaha, quindi insomma è un progetto di quelli belli importanti. Alex, cosa dici? Sì, è un progetto importantissimo. Abbiamo sicuramente due piloti che a livello di qualità non manca assolutamente niente, ma entrambi si devono un pochino riformare per quanto riguarda il discorso della continuità, per quanto riguarda il discorso del risultato assoluto. Arbolino, che è un pilota velocissimo, lo sappiamo, ma ha alternato gare bellissime e gare, tra virgolette, meno belle. Mentre per quanto riguarda Guevara, forse già nelle ultime gare di campionato lui, anzi è stata forse perché comunque in Malesia ha raggiunto il podio, ha fatto vedere una notevole crescita. Quindi spero proprio di essere arrivato nel suo momento di veramente top della forma e magari se si troverà bene anche con la moto, con la Bosso Scuro, che noi avremo a disposizione l'anno prossimo, potrebbe veramente esserci tutto quello che serve per fare un figurone già dal primo anno. Senti, voglio sentire anche il parere di Claudio, che Claudio dica qualcosa ad Alex, visto che si conoscono abbastanza bene anche loro. Claudio. Ah, guarda, sarò telegrafico. Collaboriamo da diversi anni che corrono con le nostre moto, però se un team che vince il mondiale chiama Alex De Angelis vuol dire che qualcosa di buono ha fatto nella vita. Oltre che essere stato un gran pilota, è una gran persona, serio e molto, è indubbiamente molto qualificato. Perciò se il team mondiale chiede a Alex è giusto che vada così. Senti, sei quasi emozionato, ma da noi in Romagna, e Alex lo sa bene questo, ci sono degli aspetti caratteriali, umorali, temperamentali, di franchezza immediata, che vanno al di là dell'aspetto sportivo, dei risultati, di quanto uno ha vinto o non ha vinto. A pelle, Alex è sempre piaciuto a tutti. Forse, e qui lo possiamo dire serenamente perché l'ha sempre detto anche lui, gli è mancato quell'attimo di fortuna del treno giusto che passava quando correva, perché ha sempre fatto vedere le doti che c'erano, però magari gli è mancata quella punta di fortuna che ti fa cambiare la vita. Potrebbe essere arrivata nella sua seconda giovinezza, cioè quella del manager e non solo quella del pilota, perché quando hai sensibilità e intelligenza, la gente nei posti di comando non ti mette se non hai dimostrato di avere carisma. Alex, lo senti tu quest'affetto che va oltre l'aspetto sportivo, questa considerazione come persona? Perché sei sempre stata una persona trasparente, corretta, mai polemiche stupide attorno al tuo nome. Cioè, alla fine, negli anni pagano queste cose qui, eh? Sai, io dico sempre che sono molto molto orgoglioso del fatto che ogni volta che in questi anni sono andato a vedere qualche gara della MotoGP potevo entrare, tra virgolette, in tutti i box senza dover bussare alla porta, no? Sono benvenuto in ogni team con il quale magari ho corso o anche che non ho corso negli anni. Quindi questa cosa ha sicuramente aiutato a far sì che questa telefonata da Borsoi è arrivata. È chiaro che quando è arrivata questa telefonata mi ha fatto un piacere incredibile proprio perché non me l'aspettavo, ma la cosa ancora più incredibile è proprio la festa che ho ricevuto quando sono stato qua nel weekend di Barcellona a iniziare a conoscere i ragazzi che lavoreranno con me, comunque a riprendere un po' il discorso di tutti i contatti con Irta, Dorna, cioè la festa che ho ricevuto veramente da tutti e questo mi ha dato ancora quella carica in più se mai ce ne fosse stato bisogno. Senti, cosa cambia nella tua vita dal punto di vista logistico, come impegni, le tempistiche? Cioè, tu sei già operativo di fatto. Io sono già operativo, questa settimana, proprio mercoledì, partiremo per andare a Jerez a fare i primi test, quindi siamo super operativi. Sono andato sì a Barcellona per conoscere i ragazzi, ma in realtà già per parlare con il Bosso Scuro, con i fornitori, con tutti, per impostare già il lavoro del 2025, perché inizia proprio questa settimana. E,
Questa settimana faremo appunto i test, ma non avendo ancora niente, utilizzeremo tutta la struttura di boss oscuro con la quale divideremo appunto il box, perché il primo giorno gireranno i suoi piloti e il secondo giorno gireremo noi. Questa è una grandissima opportunità che ci dà Bosco, proprio perché, essendo ultimi arrivati, non abbiamo ancora materiale, ma anche solo un giorno di test per i nostri piloti con quella moto che non conoscono, potrebbe fare la differenza. Senti, Borsoi è lo stesso Borsoi che ha corso con te, giusto? Borsoi era il mio compagno di squadra, Esatto. nonché il proprietario del team appunto dove correvo, quando ho fatto seconda nel mondiale in 125 nel 2003. Quindi Esatto. abbiamo comunque un rapporto di non di stima, forse tra virgolette d'amore da sempre, perché è stata la mia stagione migliore di tutta la mia carriera. Senti, e come funziona adesso? L'altra cosa importante che tu hai costruito in questi anni, anche lì con una persona di grande profilo umano e di qualità professionale, che è Roccoli, nella Roccoli & Dea. Cosa succede? Continua, continuate, riesci a gestire le due cose? Come funziona? Assolutamente sì, Rock and Day continua e l'unica cosa che ho detto veramente a Borsoi nell'incontro che abbiamo fatto quando mi ha fatto questa proposta, e mi sono licenziato da Ducati, quindi non farò più il collaudatore della Moto E, non farò più tutti quelli che sono i servizi che facevo per Ducati con i corsi di guida, eccetera. Però ho detto Gino, il mio team in questi ultimi 5 anni mi sono fatto un sedere importante per riuscire a crescerlo, quest'anno avevamo addirittura 11 piloti, quindi in accordo ovviamente con il mio socio, non faremo più la Coppa Italia, faremo solo esclusivamente il CIV e ci concentreremo al 100% lì, quindi comunque io 3 gare sarò presente, le altre 3 gare, ma forse anche probabilmente tutte, sarà presente Roccoli e quindi il team va avanti al 100% full gas. Senza nessun problema, portando avanti anche lì quello che è il discorso legato ai giovani, insegnando a loro come ci si comporta, prima come uomini e poi come piloti. Rimani lì che facciamo adesso un salto con Matteo e andiamo sulla gara di Barcellona. Matteo, chiaramente una gara che ha, potremmo dire, l'unica novità. La caratteristica è Spagna, Italia per le prime quattro posizioni, Martin Bagnaia, Marquez, Bastianini. Allora, dei primi due abbiamo detto tutto il contrario di tutto, qualche polemichetta strisciante così in qua e in là, abbastanza stupida secondo me. Questo richiamo al regolamento sbagliato che se giriamo e avesse vinto Pecco nessuno avrebbe detto. Cosa che secondo me è un po' ridicola perché il regolamento quello è, lo era l'anno scorso, l'anno prima, quindi alla fine voglio dire, inutile stare a fare del teatro. A qualcuno dà fastidio che non sia stato il pilota Factory a vincere, ma se è stato l'altro più attento, è maturato di più, ha sbagliato di meno, è giusto che abbia il risultato. La cosa che fa effetto è che l'anno prossimo il numero uno va a finire sull'Aprilia, che è stata una delle squadre più deludenti di quest'anno. E che se non fanno un miracolo in casa di Massimo Rivola per Martin sarà molto difficile puntare a rivincere il titolo. Beh, più deludenti di quest'anno no, però dai, sono gli unici che sono riusciti a battere la Sì, no, Ducati, no, almeno ogni d'accordo, ci tanto. mancherebbe. Loro hanno comunque timbrato una gara, però rispetto alla stagione precedente è stato un passo indietro dell'Aprilia. Sì, mi sembra più che altro che ha fatto un grosso passo avanti la Ducati rispetto a tutti gli altri quest'anno con Ok. la GP24, che mi sembrava veramente una moto praticamente imbattibile. E lo hai visto anche nelle difficoltà che ha avuto comunque Marquez con la GP23 per reggere il passo delle 24. Sì, lui si è giocato un bel jolly, io però resto dell'idea che soprattutto nella seconda parte di stagione all'Aprilia ci fossero due piloti che avevano un po' staccato la spina e lo abbiamo un po' visto questo weekend con Alex che ci teneva a fare bene nell'ultimo weekend della carriera, ci teneva a provare a dare una mano a Martin e improvvisamente l'abbiamo ritrovato davanti dopo tante gare che era disperso. È vero che Barcellona è una pista dove di solito l'Aprilia va forte. Però ha dato un po' da pensare questa cosa qui. Quindi, secondo me, nella seconda parte di stagione il vero potenziale dell'Aprilia non l'abbiamo visto mai. E io sono convinto che comunque Martin sia un pilota superiore sia ad Alex che a Maverick Vinales, con tutto rispetto. E secondo me, loro con un pilota come Martin possono fare un salto importante.
Poi è chiaro che nella MotoGP di oggi adattarsi a una moto diversa da quella che hai sempre guidato non è facile, ce l'hanno insegnato tutti i cambi di casacca che abbiamo visto ultimamente, però io sono abbastanza fiducioso che possa fare bene con la prima. Senti, ricordiamo chi ci sarà di fianco a Martini in Aprilia? Bezzecchi, che a sua volta deve riscattarsi da una stagione che è stata al di sotto di quelle che erano le aspettative dopo il terzo posto nel mondiale dell'anno scorso. Allora, volevo sentire la stessa opinione anche da Claudio. Intanto, in questo cambio completo, quindi Bezzecchi, Martin al posto di Vinales e Spargarò, allora, di quanto cresce il potenziale tecnico dell'Aprilia secondo Claudio Villa? Secondo me tantissimo, perché io sono anch'io fermamente convinto che l'Aprilia sia un'ottima moto, anche superiore alla KTM, e quest'anno diciamo che i risultati non sono venuti per colpa dei piloti, che sappiamo benissimo, poi l'ha appena detto Matteo giustamente, uno stava andando in pensione, l'altro è all'ennesima stagione che fa così con alti e bassi. E l'Aprilia per me va veramente forte. Ieri ci ha messo un po' del suo e Spargarò, però con l'innesto di Martin e di Bezzecchi vedremo un salto di qualità, la vedremo nei primi. Io sono fermamente convinto, anche se il cambio moto non è mai facile, questo è vero, ma Martin si adatterà, non dico immediatamente, ma velocemente. Quindi anche tu sei favorevole, sulla carta si arricchisce lo spettacolo. Lo sentire anche Alex su questo argomento qui. Intanto, chi ci guadagna di più fra Bezzecchi e Martin a cambiare casacca? Cioè, chi ne aveva bisogno di più e chi va a mettersi in discussione in maniera importante? Alex. Ma diciamo che entrambi si vanno a mettere in discussione in maniera importante. È chiaro che Martin non aveva bisogno di cambiare casacca, Martin aveva solo bisogno di entrare con il logo Ducati, però quello rosso vero. Lui voleva fare quello step lì, voleva la moto ufficiale, con il team ufficiale a tutti i costi. Si è sentito tradito, anche perché le voci dicono che la moto ufficiale gliel'avevano promessa, e quindi è andato via quasi per ripicca. Forse questa è una notizia, direi, alquanto vera. E è chiaro che adesso lui si mette in gioco, perché deve dimostrare che comunque sia, anche cambiando marca, in quella marca là dovrebbe essere comunque il più veloce. Quindi si dovrà adattare in fretta e dovrà essere sempre chi dei due tirerà, diciamo, il gruppo. E non sarà facile, perché dovrà fare anche uno sviluppo che magari in Ducati non faceva, perché Ducati aveva un pirro a casa che portavano dai pezzi in pista pronti all'uso. Invece in Aprilia, secondo me, Salvadori, che fa sicuramente un ottimo lavoro, poi però per portare veramente la moto al limite lo farà Martin. Bezzecchi invece deve semplicemente cancellare la stagione di quest'anno e sperare di salire sulla moto e trovarsi, non dico subito bene, ma comunque almeno a suo agio, e cominciare, magari chissà, con lo stimolo di Martin, che andrà sicuramente subito forte, a migliorare se stesso. Senti, adesso faccio un'altra domanda e facciamo il giro contrario, quindi Alex, Claudio, e poi andiamo a chiudere con Matteo. Erano più di 20 anni che una moto clienti, fra virgolette, per quanto clienti, moto ufficiale di fatto, non vinceva, perché si parla della Nastro d'Argento Honda dei primi anni 2000 con Valentino Rossi, ma allora mi sembra che avesse anche due compagni Repsol non fortissimi o comunque inferiori a lui. E questo apre degli scenari nuovi, può esserci più entusiasmo anche da qualche altra parte? C'è qualche squadra che secondo te sotto sotto la forza per poter fare un salto importante c'è? O questo campionato praticamente monocorde sarà destinato a durare ancora per anni? Allora, diciamo che sicuramente è stata alquanto strana questa situazione, ma indubbiamente meritata, però è una cosa che può cambiare i scenari, nel senso che io sono convinto che in questo momento, ora, qualsiasi team, chiamiamolo satellite, che però ha a disposizione delle moto ufficiali, quando può vendere il pacchetto a determinati sponsor, può veramente vendere un pacchetto vincente. Mentre fino appunto l'anno scorso, 2 anni fa, così, si pensava che sì, i team privati avessero delle moto ufficiali, ma non sufficienti a poter vincere. E sappiamo tutti quanto costa per un team privato supportare una spesa che equivale ad avere la moto ufficiale. Quindi questa cosa qui
penso che sia di buon auspicio per tutti i team privati che hanno però a disposizione le moto ufficiali che possono veramente entrare in pista per vincere. Io credo che anche Yamaha ha fatto lo step con Pramac proprio per avere due moto in più in pista, per avere più informazioni, e anche Yamaha farà di tutto per mettere in condizioni Pramac di avere tutto quello che serve per andare più forte possibile, anche se forse non si parla subito di vincere. Però vedi, questa è un'analisi tua profonda da interno, da addetto ai lavori, importante. Claudio, la condividi l'opinione di Alex? Claudio? Sarebbe giusto così, Eccolo qua. però per me il campionato di quest'anno è stato un incidente di percorso, Cioè? difficilmente, che difficilmente riaccadrà. Secondo me è stato gestito, non dico male, però non se l'aspettavano che andasse a finire così. Per me non doveva andare a finire così, e anche se dal lato sportivo, ripeto, è giusto così, visto così va bene così, però non succederà mai più, secondo me. Sentiamo cosa dice Matteo, perché su di lui poi dopo continuiamo il discorso facendo un salto in casa Gresini per un paio di curiosità che secondo me piacciono e condividono, coinvolgono un po' tutti. Matteo, sei Che c'è d'accordo con comunque un Claudio? dato. No, io sono più d'accordo con Alex, perché c'è un altro dato che bisogna sottolineare, al quale magari si fa meno caso perché non sono primo e secondo, ma la Honda che ha fatto più punti in questa stagione è stata quella di Honza Arco del team di Lucio Cecchinello e non una del team Repsol. E Pedro Acosta è stato lì lì da Per essere fare il quinto miglior nel KTM. mondiale, primo degli altri, migliore KTM. Quindi diciamo che tre case su cinque, quasi quasi, il team del satellite ha battuto il team ufficiale. Quindi sono molto allineato a quello che diceva Alex. Per cui se c'è la giusta disponibilità finanziaria con sponsor importanti, tu dici che oggi tecnicamente la differenza non è abissale, si può anche. Se indovini il pilota, c'è una situazione di sviluppo, anche l'anno in cui ti va tutto bene, beh, ci deve essere anche quello, però comunque non è così scontato che il team Factory debba per forza battere gara per gara, bastonare il team satellite. Quindi se, Sì. questa è l'opinione di Matteo. Senti, facciamo un salto in casa Gresini, perché come si può dire, un pizzico di malinconia a fine stagione, si chiude un ciclo che è partito da Bastianini, siamo arrivati all'anno in cui tutti hanno aspettato di capire dove andava Marquez, abbiamo visto Marquez tornare a vincere perché Marquez non vinceva da anni e poi ha regalato anche il terzo posto nel mondiale alla squadra ottimamente gestita da Nadia Padovani, però in questo momento una punta di malinconia, la parte spagnola potrebbe finire, non so se Alex sarà un pilota confermato o meno, e comunque adesso dovresti ricrearti o ti ritrovi con un altro giovane campione da sviluppare, oppure un altro big che arriva lì per rigenerarsi, faccio per dire il Quartararo che non vince ormai da una vita, vabbè che già il contratto firmato, però cosa succederà in casa Grisini nel 2025, secondo te, Matteo? Beh, insomma, Alex Marquez è confermato, credo anche giustamente, perché comunque ha finito poi il mondiale all'ottavo posto e quindi è stato, diciamo, il quinto dei Ducatisti nella classifica mondiale. Quindi, insomma, tutto sommato una stagione più che buona per lui, anche se c'è un dato curioso, ha fatto un quarto dei suoi punti nelle ultime tre gare. Quindi, cioè, è venuto fuori molto alla Alla distanza, ci distanza, ha ma messo un molto, po' molto. a capire la GP23, ma quando poi l'ha capita come si deve, l'ha sfruttata anche bene. Arriva Fermín Aldeguer, che secondo me è un pilota molto interessante, messo sotto contratto direttamente dalla Ducati. È un talento su cui la Ducati punta per il futuro, perché lo ha preso direttamente dalla Moto2. È chiaro che, essendo un debuttante, magari bisognerà aspettarlo un pochettino. Anche lui è reduce da una stagione nella quale tutti lo davano per certo campione del mondo per come aveva finito il 2023, ma ha fatto abbastanza fatica, ha avuto anche infortuni. Però io sono convinto che per il team Gresini possa essere un'ottima presa, perché magari nella seconda parte di stagione
si potranno togliere delle soddisfazioni con questo ragazzo. Sentiamo sui giovani l'opinione anche di Alex, che ovviamente li vede, ne vede tanti, magari anche più piccolini, però anche lui sta vivendo questo passaggio generazionale dove stanno arrivando dei campioncini. Intanto il miglior rookie è stato Acosta, che come diceva giustamente Matteo, ha sfiorato anche l'impresa di essere il miglior KTM nel corso dell'anno. Quelli che stanno arrivando, chi ha vinto il mondiale in Moto2, che se non sbaglio è il giapponese, mentre in Moto3 ha vinto Alonso. Alex, che momento è per la MotoGP? Vediamo che dal punto di vista della Formula 1 il rinnovamento è già iniziato e sono già diversi i piloti giovani che quest'anno correranno in pianta stabile. Secondo te, com'è il livello dei giovani a livello di MotoGP? Allora, beh, innanzitutto, secondo me, Acosta è un fenomeno incredibile. Aver fatto quello che ha fatto con una moto non competitiva, avere comunque praticamente quasi tutte le gare fatto meglio dei compagni di squadra, nonché lui appunto di un team non factory e gli altri sì. Quindi credo che lui l'anno prossimo sia veramente un uomo da tenere sott'occhio, a me sono concesso che KTM farà quello step che deve fare per seguire Ducati, perché altrimenti con tutte le Ducati che ci sono in pista si parla sempre di posizioni di rincalzo. Invece, per quanto riguarda Aldeguer, io credo che in Moto2, in questo momento che non c'è sempre un vero leader, è veramente difficile capire la potenzialità di questi ragazzi, e sicuramente Aldeguer farà fatica a fare una stagione alla Acosta. Al momento non lo vedo un talento così puro come Acosta, però mi auguro che mi sto sbagliando, perché comunque da sportivo gli auguro veramente di fare la stagione migliore che ci sia. E poi invece abbiamo visto quest'anno un fenomeno assurdo che sta arrivando dalla Moto3, che ahimè è l'ennesimo spagnolo e ancora pochi italiani in vista, e che ha stravinto con 14 gare vinte in un campionato, cosa che non si era mai visto prima. Quindi questo Alonso, secondo me, farà già paura dal primo anno in Moto2, quindi non lo ritroverò contro. Quindi sarà un pilota che avrai contro, giusto? Esatto, sì, Alonso. Tra l'altro Alonso correrà appunto con il team Martinez, con tutta l'equipe tecnica che aveva quest'anno, che è esattamente la squadra che io avevo quando ho fatto secondo nel Mondiale 125 nel team di Borsoi. E qui la chiudiamo. Il paddock è veramente molto, molto piccolo, gli ingegneri, i tecnici, quelli bravi, sono sempre lì e fanno sempre la differenza, e guarda caso sono sempre i piloti migliori. Quindi questo è un po' tutta la situazione, vedi come si vanno ad incasellare le diverse cose, anche come la storia si ripete, porta avanti i rapporti importanti e sarà un bellissimo campionato. Siamo ormai in chiusura, abbiamo cercato di mettere tanta canna al fuoco, ci ritroveremo con chi di voi sarà disponibile, ovviamente ringraziando soprattutto Alex per la disponibilità, anche la settimana prossima, che c'è tutta la parte dei test e di tutti gli equipaggi da andare a commentare. Per l'ultimo giro veloce, cominciando da Alex, che poi ringraziamo e salutiamo, se in questo momento l'orizzonte, chi vede che sta facendo il salto più importante a livello di squadre della MotoGP, su chi metterebbe, il dito per scommettere rispetto a quella che è stata la stagione attuale come un salto importante? Ma è difficile, al momento è molto difficile, bisognerebbe aspettare almeno qualche test per vedere le nuove moto come si comportano, perché poi sappiamo che col discorso concessioni, eccetera, tante cose sono state provate, ma tante altre non potevano essere provate perché molti team hanno finito i test, quindi non potevano proprio. Proprio ieri ero nel box Yamaha e ho potuto vedere con i miei occhi quante cose hanno lì pronte da per provare, quindi è tutto da vedere. È chiaro che secondo me a questo punto gli occhi sono puntati ovviamente su Marc Marquez, perché è lui che dalla 2023 passerà direttamente alla 2025 e potrebbe essere un salto importante. Allora, intanto grazie Alex, in bocca al lupo di cuore per quello che sarà il 25. Ti chiediamo solo se ogni tanto qualche secondo per gli amici a livello di speed lo terrai compatibilmente con i tuoi impegni. Ovviamente scherzo, ma sai che noi quando tu ci sei per noi è un grande Assolutamente regalo. sì. Viva il lupo e a Grazie. presto. Grazie Alex, grazie mille. Claudio Villa, prima di andare a salutare poi Matteo al quale faremo fare la chiosa finale, ti chiedo intanto se in questo momento in Moto 2000 si sta lavorando come in MotoGP
in proiezione 2025, se c'è già qualcosa di interessante o se è un momento in cui è il momento giusto per venire a scegliere le moto a fine anno anche in funzione dell'anno prossimo. Adesso siamo in una stagione di relativa calma, anche se si sta smuovendo qualcosa perché abbiamo delle promozioni sugli ultimi modelli 2024. La settimana prossima sono in Sicilia con Yamaha che andiamo a provare i modelli nuovi che arriveranno, spero presto, parliamo di febbraio-marzo. C'è tanta attesa per la nuova R9, quella che correrà nel mondiale Super Sport. Perciò abbiamo tante belle cose da proporre di fine anno e di anno venturo. Quindi noi aspettiamo che tu torni dalla Sicilia, giusto? Giusto? Per avere non solo un po' di commenti su quello che hai visto, ma per tornare avanti, perché noi fino al 17 dicembre ovviamente faremo speed e abbiamo piacere anche con la vostra collaborazione di tenere informati gli appassionati anche di cosa si sta sviluppando in chiave 2025, che probabilmente potrebbe essere un anno ancora più spettacolare e incerto di questo. Andiamo, grazie Claudio. Intanto Ciao a salutiamo Claudio tutti. Villa, Moto 2000 di Sant'Agata sul Santerno, è il punto di forza Yamaha in Emilia-Romagna. E per chiudere con Matteo, perché io ti chiedo quali sono, visto che siamo in procinto dei test, scusa, dei test, quali sono le cose che ti aspetti di più tu? E un po' come ho chiesto ad Alex, se ti sei fatto già un'idea su chi probabilmente potrebbe fare un salto importante per aumentare il livello qualitativo del campionato mondiale per l'anno prossimo. Beh, allora, chiaramente come ha detto anche Alex, servono le moto a dargli una mano, però se c'è qualcuno che può provare a dare fastidio alla Ducati, sono Martin sull'Aprilia, credo, e Acosta sulla KTM. Ovvio che ci farà piacere se dovesse anche Enea Bastianini trovare un Ecco. buon feeling con la KTM, visto che anche lui cambierà e passerà sulla moto di Matty Goffe. Però io credo che la Ducati parte da una posizione non di favorita, di strafavorita, perché ha quella moto lì, ha due super campioni, più di così si fa fatica a chiedere. Senti Matteo, quest'anno la lotta pur su due squadre diverse fra Pecco e Martina è stata all'insegna della massima sportività e correttezza. All'interno della stessa squadra, avere un personaggino come Marquez ci fa pensare ad una lotta uguale o qualche entrata gamba tesi in più la vedremo? Con Marquez l'entratina gamba tesa te la puoi aspettare un po' sempre. Devo Ok. dire che quest'anno i due hanno duellato anche spesso, tranne il contatto di Portimao, abbiamo visto dei bei duelli sia in Thailandia che anche a Jerez, che per me è stata la vittoria più bella della carriera di Bagnaia, però cioè, ci si sono anche dati un paio di carenatine, ma stando sempre nei confini. E secondo me dovranno essere bravi i Ducati a fare in modo che rimangano nei confini, perché lì è facile che il livello di tensione raggiunga in fretta quello che c'era quando nel box della Yamaha c'erano Lorenzo e Valentino, detta Esatto. come va detta, perché le proporzioni della squadra sono quelle. Quindi bisogna stare molto attenti a questo. Aspettiamoci, auguriamoci che tutti e due abbiano la testa. Su Pecco siamo sicuri che sia corretto. È un signore, è un campione. Direi che anche la sconfitta ne ha dimostrato le doti umane, la personalità, il carisma e probabilmente anche quella punta di umiltà che è dei veri numeri uno. Quindi questo secondo me gli fa solo onore. Noi ci sentiamo, se puoi, la prossima settimana che andiamo ad analizzare nel dettaglio tutti i test di questa settimana. Ok? Grazie Perfetto. Matteo, grazie motorsport.com, in bocca al lupo, pubblicità e poi torniamo a parlare questa volta di Formula 1. Ok, pronti per la seconda parte di Speed? Abbiamo sentito gli amici della MotoGP perché chiaramente si è chiuso uno dei campionati del mondo più importanti di questi ultimi anni, un duello bellissimo con la vittoria di Ducati, Factory italiana, ma questa volta vince lo spagnolo Martin con pieno merito. Adesso però noi dopo 2 settimane di sosta ci stiamo preparando a tornare
a vedere la Formula 1, meno 3 all'alba, come si dice, meno 3 gare per decidere chi vincerà titolo piloti e titolo costruttori, e a questo punto, per andare così a riprendere un pochino il discorso, ma anche capire un po' le strategie, gli stati d'animo e soprattutto già i primi cambi di sedile, ci saranno parecchi giovani al pronti via della prossima stagione. Chi meglio di Giancarlo Minardi può con noi parlare di giovani per quanto riguarda la Formula 1? Credo nessuno, e quindi io con molto piacere lo saluto sperando di vederlo. Eccolo qua, bentornato, ti ringrazio della tua disponibilità. Ti chiedo in questo momento di fase finale dell'anno com'è l'attività all'interno dell'autodromo, perché tutti gli eventi, diciamo, principali ormai si sono tutti quanti svolti regolarmente con successo. State sicuramente già impostando il 2025. Come va a finire l'anno? Quali sono le cose che vanno fatte in questo momento, Giancarlo? Intanto sono iniziati e sono già a buon punto il lavoro della costruzione di nuovi tre box che sono necessari, indispensabili sia per il WEC che per le Le Mans Series. Detto questo, adesso abbiamo delle giornate di test liberi, domani e dopodomani ci sarà la Formula 4, più avanti abbiamo attività ovviamente minore, però la pista è sempre viva, è sempre in movimento, quindi stiamo già lavorando e facendo l'iscrizione al calendario per il 2025. Sarà un anno non facile, però ci stiamo preparando. Ascoltami, tutti gli anni abbiamo sempre partecipato alla conferenza stampa di presentazione, ci sarà anche quest'anno, me la confermi per il mese di dicembre, com'è il programma? Ok. No, 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 dobbiamo prima fare tutte le procedure, come tu sai, quindi stiamo preparando tutti gli eventi, poi dobbiamo mandare al nostro azionista il calendario, che lo deve fare vedere anche al Consiglio Comunale, dopodiché presumo si faccia una qualche conferenza. Ok, quindi dopo avremo modo da te di sapere esattamente come funzionano le situazioni. Senti Giancarlo, si torna a correre domenica mattina alle 7. Las Vegas apre l'ultima terzina, l'ultimo trio di gare che vanno a portare quello che serve alla fine dei conti, cioè festeggiare chi meritatamente porterà a casa un titolo e poi l'altro, tutti e due di grandissima importanza, uno di immagine, se vogliamo, l'altro comunque quello che economicamente, come mi hai sempre insegnato tu, fa la differenza. E allora, da Las Vegas, passando per il Qatar fino ad Abu Dhabi, come vedi, in base alla tua sensazione, anche degli stati di forma, sulla base di quello che hai avuto l'impressione di vedere, il rush finale che deve premiare Verstappen o Norris e capire se la Ferrari può avere la chance addirittura clamorosa di tornare a vincere i costruttori, o se questo sarà in appannaggio ad una McLaren che è stata la squadra che è cresciuta di più. Perché non dimentichiamoci, e tu l'avrai sicuramente sottolineato e osservato, che Ferrari dopo un anno finisce la stagione davanti alle due squadre che l'avevano messa sotto l'anno scorso, cioè davanti sia alla Red Bull che alla Mercedes. Partiamo da qui. La Ferrari ha fatto una prima parte un po' in sordina, poi lo sviluppo della vettura ha dato dei risultati probabilmente superiori a quello che si aspettavano anche gli stessi ferraristi. Ma credo che ci sia poco da dire, è un trio di gare importanti dove c'è un Verstappen che credo ormai sia irraggiungibile dopo la fantastica prestazione fatta in Brasile. È chiaro che rimane aperto ed è aperto sia il secondo posto piloti perché sono solo 24 punti tra Norris e Leclerc, come sono meno 36 i punti tra la McLaren e la Ferrari. Quindi, siccome ci sono tanti punti ancora in ballo, dipenderà molto dalla gara di Las Vegas, perché Las Vegas dopo entri in una serie di gare particolari dove il caldo la farà da padrone. E soprattutto chi non è abituato a vincere, questo probabilmente è uno dei problemi che la McLaren sta pianificando o sta migliorando gara dopo gara, ma che comunque è un tipo di esperienza che non si compra, si fa sul campo, potrebbe soffrire ancora di più di nervosismo, di errori che in questo momento potrebbero favorire la Ferrari. Quindi staremo molto attenti, penso che ci faranno divertire come ci hanno fatto divertire negli ultimi Gran Premi tutti i partecipanti della Formula 1 e andremo a vedere
cosa succede? Per i primi posti, che è comunque oltre il prestigio, una buona boccata d'ossigeno, come il sesto, settimo, ottavo posto, dove ce la gioca anche la Racing Bull, che anche lì è altrettanto importante, sia per la questione dei programmi fatti, ma sia dal lato economico. Senti, tu hai sottolineato anche quella parte di classifica, che è molto importante, perché sappiamo benissimo che incide anche a livello di budget. Allora, tre situazioni diverse, con una Racing che è stata forse, non dico un po' più costante nel corso dell'anno, comunque aveva fatto una buona parte iniziale, poi a un certo punto c'è stata questa ripresa, questo recupero importante di Assa, e questo gran finale di Alpine che praticamente in un gran premio scala tre posizioni. Intanto è tutto merito di Briatore, te lo faccio un po' come battuta, tu lo conosci molto bene, hai avuto rapporti di lavoro per tanti anni, e basta una persona carismatica a trovare la chiave di lettura, perché a un certo punto la squadra comincia ad andare, o ci sono anche episodi fra virgolette fortunati? Ma io credo che la fortuna l'abbia fatto da padrone, sia per le condizioni atmosferiche, sia come si è svolto il weekend, e bravi i due piloti che hanno saputo sfruttarlo. Flavio credo che sia un uomo d'ordine, nel senso che, a parte l'esperienza che ha avuto in passato, credo che stia mettendo ordine in una squadra che era andata un po' nel caos, e certamente l'ordine aiuta a raggiungere anche i risultati, che comunque, a mio modesto parere, sarà Haas e Racing Bull che si giocheranno i punti in queste tre gare finali. Una Haas che ha fatto una seconda parte di campionato estremamente all'attacco, una Racing Bull che con le ultime modifiche era sembrata competitiva, come abbiamo visto nelle qualifiche del Brasile. Per cui io credo che assisteremo a un bel duello tra Haas e Racing Bull. È chiaro che la fortuna che ha avuto Alpine in Brasile, se si ripete, è difficile combattere contro la fortuna. Sì, sì, dopo sono situazioni difficili da controllare anche dai box, anche se sei bravo, organizzato e strutturato. Senti, si incomincia a parlare di quello che è chiaramente la stagione prossima, a parte Kimi, di cui parleremo a parte e che sappiamo bene che cosa rappresenta per te come team manager di vecchio stampo, che ha sempre lavorato per i giovani, ma ce n'è un altro che salirà sulla Ferrari ad Abu Dhabi, e io ricordo nel 2012, secondo me, che io venni a Vallelunga con te perché lui fece un test per la Ferrari, o fu a fine anno, era stato quasi premiato, ricordi il particolare di fuoco sulla Ferrari a Vallelunga, o ricordo male io, Giancarlo? Fuoco è stato il primo, insieme a Raffaele Marcello, che è stato selezionato dalla scuola federale per far parte dell'FDA. È un pilota velocissimo, un bravissimo ragazzo. Credo che gli sia dato un premio che va a valorare la stagione stupenda che ha fatto in Hypercar, vincendo anche Le Mans. È un ragazzo che va molto forte, che in un certo momento della carriera è stato sfortunato, visto che si parla di fortuna anche nello sport, è stato un momento dove a mio parere meritava molto di più, ma è andata storta una stagione di Formula 2 dove il suo compagno di squadra era un certo Leclerc, e di conseguenza è andato in seconda battuta. Poi è stato recuperato molto bene dalla Ferrari, diciamo Endurance, e quindi ha dimostrato con l'Endurance e poi oggi con l'Hypercar che è un pilota vincente, che è un pilota veloce. Quindi sono curioso di vedere, so che ha provato l'altra settimana a Fiorano, ha fatto molto bene, e credo che sia il giusto premio per un ragazzo che fa tanto lavoro anche al simulatore per la prima squadra, per la Formula 1, e merita questa chance, e probabilmente potrebbe anche essere un pilota di riserva molto preparato e molto valido. Quindi tu lo stimi, cioè hai avuto modo di vederlo, di seguirlo fin dal suo inizio nell'Academy, e sai che è un ragazzo che ha tutte le qualità per poter stare in macchina. Ha tutti i requisiti per poter stare anche in Formula 1, lo sta dimostrando con l'Hypercar, perché sono macchine ancora, a parte la potenza, non facili da guidare. Lui ha fatto la pole lo scorso anno in Alemanna, e poi è stato sfortunato in partenza, però quest'anno ha fatto una gara, lui e i suoi compagni, eccezionale. È sempre stato tra i più veloci
in questa categoria merita, certamente merita, anche perché, ribadisco, è uno di quelli che nei momenti, quando la Formula 1 corre, lui insieme a Rigon sono spesso al simulatore in simultanea per dare dei dati in contemporanea alla squadra che corre in pista. Quindi sono ormai ragazzi, sono piloti, ormai fanno parte del mondo Ferrari e al di là della Formula 1 hanno spazi importanti e prestigiosi all'interno della Factory Ferrari, tu mi dici. Certo, sono ragazzi che ormai hanno preso la strada del professionismo, che stanno facendo vedere di che pasta sono. Questo è un motivo anche di orgoglio come federazione, perché da fuoco in avanti, sono passati 10-12 anni, dove siamo riusciti a portare nel professionismo tanti, tanti piloti, non necessariamente in Formula 1, perché non c'è solo la Formula 1, sono 20 posti disponibili in Formula 1, però nell'Endurance, nei GT e nell'Hypercar ci sono parecchi piloti che vengono da quello che sono state le selezioni che ACI Sport e la Scuola Federale hanno fatto in questo periodo. Senti, restando nel mondo dei giovani, in questo passaggio particolare un po' sofferto, la trasformazione da Sauber al gruppo Audi, c'è comunque Binotto, adesso si parla di Bortoletto come pilota ufficiale per la prossima stagione, ragazzo che sta venendo fuori molto bene dalla GP2, ha giocato, se l'è giocata contro il nostro Kimi Antonelli, ne parlano molto bene, che giudizio puoi dare tu e che scelta vedi? Cioè, intanto è un momento in cui è ancora molto caotica la situazione, probabilmente forse per Audi stessa l'impresa poteva sembrare forse più facile, si sono trovati con una bega un po' più complicata da risolvere. Qual è la tua opinione in merito? Bortoletto ha vinto il Formula 3 lo scorso anno, il primo anno, sta facendo molto bene in Formula 2, può ancora vincere il campionato, credo meriti questa chance in una squadra che sta ricostruendo dalla A alla Z, perché va fatto tutto nuovo, probabilmente lo dimostrano i risultati di quest'anno, 0 punti, mai una volta attori principali, quindi è una squadra che va ricostruita, che va fondata in un regolamento 2026 che non è facile, con una federazione nuova, con tante incognite. È chiaro che l'Audi è un marchio prestigioso, è un marchio che ha vinto in tutte le competizioni a cui ha partecipato, però ci vorrà del tempo ed è corretto che a un pilota esperto venga affiancato un pilota giovane che è il futuro di questa squadra, che avrà bisogno davanti a sé qualche anno prima di ritornare una squadra competitiva. Quindi diciamo delle nuove leve che l'anno prossimo, Leclerc, da Kimi, Bortoletto, Behrmann, cioè sono tre nuovi ragazzi che sicuramente partiranno per l'avventura 2025. Come li vedi? Che consiglio deve dare un team manager esperto come Giancarlo Binardi a questi ragazzi? Innanzitutto è difficile dargli consigli quando tu guardi solo per casa e non hai lavorato o non lavori con loro. Ma io credo che siano già tutti pronti, dimostrano il fatto che quando gli viene data un'opportunità di guidare una vettura nelle prove libere 1 o nelle prove come ci saranno ad Abu Dhabi dopo il Gran Premio. Sono moderatamente fiducioso che si sta aprendo una nuova generazione, anche se c'è una generazione che è ancora molto giovane, perché se escludiamo Huckenberg, Fernando Alonso e Hamilton, tutti gli altri sono età molto bassa, il più vecchio credo sia Verstappen che ha 25 anni, quindi c'è un livello molto basso con l'età e ne arrivano altrettanti, quindi io direi che è importantissimo vedere questa Formula 1 che si sta ringiovanendo e aspettiamo con impazienza il 2025. Senti, non dovrebbero essere più parte del circus Magnussen e Bottas, a parte Magnussen che ha sicuramente lasciato un'impronta diversa. Magnussen per Bottas, per tanti anni compagno di Hamilton, ha fatto una più che decorosa carriera. Cioè, arrivare però a finire così un po' dall'anonimato è giusto o no? O è solo un fatto di quattrini, per essere chiari? Io credo che hanno fatto vedere, in questo momento ci sono dei giovani che meritano spazio, quindi largo ai giovani e chi ha avuto la fortuna come Bottas, un po' meno Magnussen, di fare una discreta carriera, deve rassegnarsi, è passato il tempo anche per loro, quindi io direi che quello che ci hanno fatto vedere
in questi ultimi due anni, al di là della non competitività o competitività della vettura, certamente non hanno brillato per qualità e non ci ha fatto vedere cose eclatanti, quindi credo che come tutti i cicli anche per loro sia arrivato il momento di darsi a un altro tipo di attività. Nell'automobilismo ci sono tante possibilità. Senti Giancarlo, siamo ormai verso la fine di questo collegamento. Tu prima hai sottolineato la probabilissima vittoria quarta consecutiva di Verstappen dopo quello che ha fatto rivedere all'ultima gara. È effettivamente il migliore? Oggi lui è il miglior pilota che c'è, secondo te? Ce ne sono tanti piloti. Lui con la gara di domenica ha dimostrato che una macchina inferiore ha fatto una grande differenza, soprattutto ha dato 51 secondi al suo compagno di squadra, quindi in condizioni particolari ha fatto 17 giri, il giro più veloce, negli altri giri girava nello stesso decimo, quindi ha dimostrato in condizioni particolarmente difficili, ci ha fatto vedere cose che io avevo visto solo nel 93, quindi per fare un paragone con un altro grande pilota. Con questo si sta avviando adesso il quarto titolo mondiale, ha una bella schiera di ragazzi che gli faranno vedere i sorci bianchi il prossimo anno, quindi e in questo momento ha dimostrato in certe condizioni e con anche una macchina non competitiva riesce a fare la differenza. Questo è quello che è importante, perché prima si diceva vince le gare tenendo un braccio fuori dall'abitacolo, l'altra domenica ha vinto una gara dove solo i grandi campioni possono permettersi di fare certe cose. Quindi questo insomma è un po' il tuo modo di confermare quello che oggi è un talento assolutamente superlativo, cristallino, nonostante una crisi della macchina che da metà stagione ha perso più di una situazione positiva. Senti, prima di salutarti, visto che tu, a parte il fatto di essere di motorsport, sei un uomo di sport, mi piacerebbe la tua opinione su due personaggi che sono a ribalta, come Sinner e la lotta all'ultimo secondo fra Ducati con da una parte il nostro Bagnaia e Martin. Intanto, se hai avuto anche tu la sensazione di una correttezza di Ducati che non ha favorito nessuno, li ha messi tutti nelle mie condizioni, che sono secondo me una bella pagina di lealtà che ci sta ed è bello ogni tanto vederla. E poi, come hai visto il finale della MotoGP e la tua opinione su questo personaggio che sta coinvolgendo un po' tutti emotivamente, come Yannick Sinner, il nostro tennista numero uno. Sono due categorie, due sport completamente agli antipodi, però in tutti e due i casi l'importante è comunque la testa. Sinner ha preso un percorso circa un anno e mezzo fa, tra l'altro con la collaborazione di un mio ex dottore, che è il dottor Ciccarelli, che gli segue la parte mentale, e in questo momento come gioco, lui dice che può ancora migliorare, certamente come testa è quello che riesce a mantenere una concentrazione che gli altri non hanno, soprattutto a questi livelli. Se parliamo di moto, io credo che la Ducati abbia fatto il suo dovere, nel senso che ha vinto comunque una Ducati, che ha dimostrato che i team satelliti possono competere per vincere delle gare e non solo delle gare, per cui è chiaro che il buon Bagnaia purtroppo si è steso due o tre volte che non doveva farlo, quindi purtroppo è quello che ha vinto più Gran Premi della stagione, ma è quello che porta a casa un secondo posto, quindi ci sarà anche qui da vedere, perché ci sarà questo campione del mondo che va in una squadra italiana che potrebbe fare un salto di qualità, c'è un Bagnaia che avrà in casa un più volte campione del mondo che certamente non è lì per farlo di pensionato, quindi andiamo a vedere che cosa succede e anche qui speriamo di divertirci come ci hanno fatto divertire anche quest'anno. Tu ce l'hai il tuo favorito per domenica mattina? No, io spero solo che ci facciano divertire. Ecco, che sia un bel Gran Premio insieme. Come peraltro hanno fatto in questi ultimi due premi. L'ultima battuta al volo, visto che sei molto attento anche ai regolamenti, queste cose qui. La uscita di Wittig come direttore di gara rientra nel solito caos organizzativo che negli ultimi anni spesso ti ha fatto storcere il naso per la gestione dei regolamenti, oppure no?
Ma credo che in questo momento la FIA deve rimettere un po' a posto tante cosine. Anche questo fa parte di un momento difficile dove molte persone, molti personaggi sono andati via. Il motivo esatto non lo conosciamo, ma si suppone che ci sia stato un battibecco dopo la gara del Brasile e questo direttore ha detto: "Sorry, me ne vado." Quindi, ma non è solo lui. In questa stagione la FIA ha perso tanti, tanti, tanti personaggi, e quando perdi delle persone, al di là della qualità, perdi sempre qualcosa, perché andare a rimettere in moto l'esperienza, la conoscenza, riprendere il ritmo non è facile. E quando ti vanno via 9, 10 persone, non sono di facile, non erano gli esuberi, erano persone che stavano lavorando e che hanno deciso o li hanno costretti a fare altre strade. Quindi diciamo anche qui qualche osservazione, qualche miglioramento sarebbe necessario dal tuo Direi di sì. buon senso e dalla conoscenza e esperienza diretta di questo mondo che è ancora così affascinante. Ti aspetti un 2025 di attesa verso il 2026 o sarà un mondiale tirato anche quello? Il 25 è tirato perché è l'ultimo anno di questi regolamenti. Come abbiamo visto, c'è un compattamento verso l'alto, perché se andiamo a vedere in un secondo e poco più ci sono 16-17 macchine, quindi sarà ancora più competitivo il prossimo anno. In attesa del 2026, dove c'è una svolta regolamentare importante, qui si ricomincia da capo. Bene, Giancarlo, ci sentiamo dopo i prossimi Gran Premi per andare assieme a chiudere questa stagione. Va Grazie, in bocca al lupo, bene, buon lavoro. ciao, ciao, buona serata a tutti. Salutiamo Giancarlo Minardi, lo ringraziamo. A questo punto siamo ai saluti. Martedì 19 novembre va nell'elenco delle trasmissioni fatte. Ci potete vedere comunque sempre sul canale 18 di Caro TV anche il giovedì prima di cena, il sabato sera in tarda serata per quello che è, poi magari sottolineare di più un aspetto, una curiosità o per chi non ha avuto la possibilità magari di vedere la prima uscita del martedì sera. Io ringrazio intanto l'editore, cioè Icaro TV che ci ospita e che ci gratifica di essere in un contenitore di grande prestigio e di importanza televisiva, sperando di essere nell'altezza di cercare di dare soddisfazione agli appassionati di questo meraviglioso mondo del motorsport, che mi rendo conto è uno sport comunque di nicchia, ma noi viviamo nella Motor Valley, quindi sapete bene, potete immaginare bene il riscontro e l'importanza mediatica, sportiva, commerciale e perché no, di prestigio che questa disciplina ha nel nostro settore, nella nostra bellissima regione. E grazie alla nostra regia sempre perfetta, grazie ai nostri ascoltatori e soprattutto agli inserzionisti che, bontà loro, ci gratificano della loro fiducia e stima. Ci vediamo la prossima settimana. Speed è stato offerto da Almar, Apiu Studio, Archigest Consorzio Logica, Bike Service, Cibe, la tua nuova casa, Clinica Nuova Ricerca, Consulta,
Emporio Gastronomico e Coconuts, Gruppo Marcar, Isol Casa, Lasersoft, Lo Zodiaco Frontemare, Misano World Circuit, Osteria La Capannina e La Tramonteria, Qui si sana, Ristorante La Cappa, Rose and Crown, Rosso Pomodoro, SGR Luce e Gas.